26esima di campionato, al Leonardo Pianigiani si affrontano San Donato, Tavarnelli e Castelvetro. 4-2-3-1 per la squadra di Massimo Fusci, tandem offensivo invece per quella di Serpini con Cozzolino e Greco. 25 gol in due, però a sbloccare per primo è il San Donato. Tavarnelli con il destro angolatissimo di Casini che fa 1-0. Il Castelvetro ovviamente non ci sta. E allora Cozzolino con il sinistro, Capuano si oppone. Ancora Cozzolino che stoppa con il destro, se la giusta, prova la conclusione al limite, palla al lato non di molto. Il Castelvetro produce gioco, però a finalizzare è il San Donato. Tavarnelle, corner di Galbiati, Vieri Regoli non perdona nel cuore dell'area di rigore avversaria. Sul finire di frazione il destro dalla distanza si fa trovare pronto ancora Capuano. Secondo tempo, occasionissima per Boilini che non inquadra lo specchio della porta da posizione favorevole, invece Regoli non sbaglia su assist di Mitra e sono 11 in campionato per Vieri Regoli. Riesce a riaprire i giochi il Castelvetro con questa imbucata centrale di Mandelli per Cozzolino, che davvero, bomber di razza, non può sbagliare da quella posizione. Sono 15 in campionato per Cozzolino, però Mitra per Carnevale, il destro in diagonale, 4-1 per il San Donato Tavarnelle, nono centro nel campionato per Carnevale, ma soprattutto è la decima vittoria in questo campionato per il San Donato Tavarnelle, che fa un passo importantissimo verso la salvezza.